Montepulciano rappresenta il prodotto tipico di eccellenza del nostro territorio, rappresenta un prodotto che ha le sue radici nel nostro territorio, nella cultura, nell'identità, nelle tradizioni e quindi rappresenta la nostra storia. Dietro quel calice di vino ci sono tante cose che rappresentano veramente la nostra identità, la nostra cultura. Senz'altro è il primo elemento del motore della nostra economia, ha un indotto molto importante, una delle valutazioni che sono state fatte in termini economici si valuta oltre 500 milioni di euro per quanto riguarda tutto l'indotto del vino, e chiaramente rappresenta anche un elemento di attrazione del turismo che sceglie Montepulciano come luogo per vivere le proprie vacanze in totale benessere, la possibilità di vivere paesaggi stupendi in ambienti che sicuramente, insomma, dove c'è un senso di ospitalità e di accoglienza molto molto importante, quindi si registrano sicuramente anche in termini di presenze turistiche numeri molto importanti. Spero che dal punto di vista economico continui il trend positivo per le aziende agricole che producono il nostro vino nobile di Montepulciano. L'auspicio è di registrare ancora negli anni a venire numeri in termini di presenze turistiche come abbiamo registrato non solo a Montepulciano ma nell'intera Val di Canasinese, e quindi, insomma, l'augurio è di rivedere turisti nei nostri territori a trascorrere appunto piacevoli vacanze nel senso dell'ospitalità e dell'accoglienza.